Pur essendo sotto gli occhi di tutti, i luoghi e i momenti chiave in cui maturano le grandi svolte culturali non sono sempre riconoscibili al momento. In una villa di Moscia, presso Ascona, si sono incontrate quasi di nascosto e per 55 anni le più grandi personalità della cultura del Novecento. I conferenzieri di Eranos discutevano una visione dell'uomo e della realtà presente in molte culture, ma trascurata nella moderna civiltà occidentale. Elaboravano sogni, fantasie, miti, religioni, poesia, arti figurative, alchimia, fisica, medicina occidentale e orientale, con un'apertura ampia, multidisciplinare. Tentavano di gettare un ponte tra Occidente e Oriente, e questo con decenni di anticipo sull'attuale boom della filosofia orientale. Le conferenze Eranos si tenevano in agosto e con un ritmo annuale. In questo raro documento d'archivio, girato nel 1951, vediamo l'arrivo degli ospiti e l'apertura del convegno. L'argomento di ciascun incontro veniva stabilito con una procedura del tutto informale e al di fuori dell'ufficialità accademica. Questa procedura permetteva ad Eranos di cogliere in modo dinamico manifestazioni e correnti spirituali non ancora note e non formulate. Gli oratori avevano la possibilità di confrontarsi sulle loro ricerche più nuove, in un circolo ristretto e stimolante, mettendo così a fuoco l'avventura dell'anima umana nelle sue più disparate manifestazioni. Il primo incontro si tenne nel 1933, nella villa di una svizzera di origine olandese, la signora Olga Froebe Kaptein. Ogni anno le conferenze venivano raccolte in un libro. Eranos ha così generato 600 interventi, pubblicati in 57 volumi. Nei prossimi anni usciranno in italiano i contributi più significativi e attuali. Il primo volume, presentato recentemente a Milano, è intitolato La Terra, Madre e Dea, sacralità della natura che ci fa vivere, e contiene 4 saggi di alcune fra le più grandi personalità presenti a Eranos. La Terra in India e in Tibet, dell'orientalista Giuseppe Tucci, Il significato dell'archetipo della Terra nell'era moderna, di Erich Neumann, psicanalista qui ritratto durante i colloqui, La natura del buddismo Zen, di Daisetsu Taitaro Suzuki, il più grande studioso di buddismo Zen del nostro secolo, presente per alcuni anni ad Ascona, e infine La Dea Natura, di Karl Kereny, autore di fondamentali studi sulla mitologia greca. Questo è stato l'atteggiamento di Eranos in tutta la sua storia. In un secolo essenzialmente estroverso, che ha cercato fino alla fine di uscire dall'uomo per andare al mondo, di scoprire sistemi esterni all'uomo, dotati di proprie leggi e certezze più o meno eterne, gli scienziati che si sono dati convegno per 55 anni sulle rive del Lago Maggiore hanno umilmente ma testardemente ribadito che il luogo della scoperta del mondo era l'interno stesso dell'uomo, la sua psiche, le sue rappresentazioni, le sue immagini, i suoi processi. Secondo Henri Corbin, il grande islamista, uno dei protagonisti di Eranos fino alla sua morte, tutte le nostre conferenze sono ordinate verso un unico centro, quell'immagine di sé che l'uomo scopre nel suo proprio universo. Ciò avviene, a Eranos, in assoluta libertà spirituale, senza presupposti dogmatici di qualsiasi natura essi siano. Voglio ricordare che questi illustri scienziati, oggi universalmente riconosciuti come tali, dicevano queste cose in decenni dominati da 4 grandi sistemi, 4 grandi monoliti, ognuno dei quali, a suo modo, imponeva dogmaticamente un approccio alla realtà del tutto contrario a questo atteggiamento, fondato cioè su leggi e certezze collettive che trovavano il proprio fondamento al di fuori dell'individuo, in una visione del tutto tutta esterna della storia del mondo. Di fronte a queste leggi,
la lotta di classe, la superiorità della razza ariana o l'infallibilità del Papa, l'uomo non poteva che accettarle, facendosi suddito e esecutore di ingranaggi che si davano comunque al di fuori di esso. Ora, il lavoro di Eranos ha rappresentato nell'ultimo mezzo secolo l'ordito tessuto verso le altre scienze, umane e naturali, in una libera ricerca di incontro e di confronto. Che la natura attualmente sia in crisi penso che non sia un mistero per nessuno, ma il problema è che proprio in questo momento in cui siamo confrontati con una situazione gravissima, forse ho l'impressione che non ce ne rendiamo del tutto conto, noi non abbiamo più un'immagine unitaria di natura. Ci manca un'idea, una rappresentazione interna di natura, così come l'avevano forse gli antichi. Siamo forse anche nell'impossibilità di avere un'immagine unitaria, perché siamo bombardati da mille rappresentazioni di natura. Ogni mese arriva o leggiamo una notizia che contraddice la notizia precedente, non so, pensiamo per esempio ai buchi d'ozono. Ogni volta si sente un'interpretazione nuova. Questa frammentazione di notizie proprio disturba ulteriormente quel briciolo di immagine unitaria che potevamo forse ancora conservare dentro di noi. Il fatto di non avere questa immagine unitaria di natura ci impedisce di avere un rapporto, diciamo, semplicemente umano, etico, scientifico anche, ma anche religioso con la natura. E questa assenza di coordinate e di immagini interiori rende questo volume particolarmente importante, a mio avviso, e particolarmente attuale, perché tutti i quattro interventi che lo compongono girano intorno all'idea di natura, girano intorno all'immagine che l'uomo si è fatto di natura in epoche e in culture diverse, e tra l'altro anche nell'epoca nostra. Il nome Eranos ha costituito l'unico programma delle conferenze. L'argomento attorno al quale verteva ciascun incontro era inteso come un punto di cristallizzazione dei contributi dei relatori e rifletteva un problema archetipico o un'immagine che questi contributi avrebbero approfondito. I singoli interventi e locus di Eranos nel suo complesso hanno sempre avuto come unico fine quello di aprire la strada a nuove idee. Eranos ha saputo ricollegare quei frammenti della storia profonda dell'Occidente che noi avevamo perso e ha saputo sviluppare quel linguaggio verso le altre culture. È per questo che vi proponiamo la sua opera con fiducia e anche con un po' di fierezza.